Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare l'ultimo acquisto. Questa è la GeForce GTX 1050T. È una scheda video. L'andrò ad aggiungere nel mio computer di montaggio video. E allora, è un prodotto di fascia media, non ho voluto esagerare prendendo una scheda video più grande, perché l'uso che ne devo fare è semplicemente quello del montaggio. E nonostante tutto, però, queste schede video costano un accidente. Questa l'ho pagata intorno ai 180 euro. Anni fa i prezzi erano minori. Sai perché costano molto? Semplice, perché ci sono tantissime schede video acquistate dai minatori di Bitcoin. Se non lo sai, i Bitcoin è una criptovaluta che viene, diciamo, utilizzata nel mondo virtuale per veri e propri pagamenti. Ci sono tre o quattro video fatti sul canale, fatti da me qualche anno fa, che spiegano appunto l'utilizzo delle schede video. Le schede video in commercio oggi sono poche, perché la maggior parte vanno ad acquistarle i minatori, cioè gente come me, come te, che ha a casa un muletto, che si chiama muletto, non è altro che una serie di schede video, una accanto all'altra, installate dentro degli slot con mega alimentatori, collegati con una scheda unica. Che cosa fanno tutte queste schede video? Calcoli, ragazzi, sono dei calcolatori per andare a criptare dei valori e creare i Bitcoin, perché i Bitcoin nasce dal momento in cui una scheda, un processore processa milioni e milioni di codici fin quando non trova, diciamo, la soluzione di questi codici e ha in cambio un Bitcoin. Più Bitcoin hai, più soldi hai. Oggi realmente non so quanto sia il tasso di cambio euro Bitcoin, ma qualche anno fa già cominciava a salire. Poi ci sono stati i regali, poi un piccolo rialzo. Oggi non sono più aggiornato perché mi sono un po' disinteressato. E allora, questa abbiamo detto che è una GeForce GTX 1050T, è una scheda video da 4 GB, c'era anche il modello da 6 GB, ma costava una quarantina di euro in più, ma ho preferito non prenderla. Ora la voglio aprire, ve la voglio mostrare, diciamo, facciamo un piccolo unboxing così per fartela vedere. Io principalmente l'andrò a utilizzare per il montaggio dei video. La necessità mi è nata dal momento in cui ho preso la nuova videocamera che registra video in alta definizione, anche 4K, e con il computer che avevo in possesso riuscivo e non riuscivo a lavorare per bene questi video. Ogni tanto si bloccava, ogni tanto crashava, e comunque non era più in grado di svolgere il suo compito, anche perché il computer monta, diciamo, originariamente la scheda video incorporata nella scheda madre, e se non sbaglio un Nvidia, non ricordo quale. Comunque, questa è esterna, questa sarà tutta altra storia. Abbiamo detto, questa è la confezione, qui c'è qualche informazione in più. E allora, massimo airflow 30%, poi abbiamo 4 pin GPU controller, dice che c'è la possibilità di controllare le ventole anche tramite il computer. C'è un'interfaccia per andare a controllare temperatura, diciamo memoria virtuale utilizzata, eccetera eccetera. 100% automated produzione processi per il Premium One, perciò ha internamente un sistema che processa al meglio possibile, diciamo,
i vari processi, appunto, i calcoli. Abbiamo LED RGB, Aura Sync, hanno inserito semplicemente un LED RGB che ci indica, diciamo, quando la scheda video, per esempio, è stressata sotto d'occhio, farà la luce rossa, luce verde, quando lavora senza problemi, eccetera, eccetera. Ha 1, 2, 3, 4 spinotti per andare a collegare HDMI, o DVI, 2 DVI, 1 HDMI e una LCD TV display porto compatibile, che sono comunque un altro modello di cavetteria. Andiamola ad aprire, ragazzi. Andiamo ad aprire. Questo è il solito box fatto molto bene. Questa è la fascetta con gli adesivi per andarla a mettere eventualmente col case. Questa è la fascetta. Questa è la scheda video. Ora io spero solo che entri dentro il case. Ho già un case grande, perciò non ci dovrebbero essere problemi. Questa è la borsa, il sacchetto statico per, diciamo, l'elettricità statica. Ecco qua. Allora, ragazzi, mi sto mettendo i guanti per evitare scariche elettrostatiche, perché, come sai, la componentistica elettronica è sensibilissima alle scariche elettrostatiche. I componenti elettronici interni possono danneggiarsi. Per sicurezza andiamo a mettere i guantini in lattice, così ci isoliamo dall'elettronica. E allora, ragazzi, la scheda è questa. Eccola qui. 1, 2 ventole. Queste accendono solo ed esclusivamente quando la temperatura del CPU, o meglio del dissipatore, supera un certo limite. Non stanno sempre accese. Perciò, se non li vedete sempre accesi, quella è la motivazione. Qui abbiamo la parte LED. Questa si illumina. C'è un LED RGB interno e che ci dirà, appunto, lo stato attuale della CPU. Queste sono le due porte DVI, eccole qui, dove io andrò a connettere i due monitor, perché ho preso anche l'adattatore. Poi abbiamo la DP, che è questa, e poi abbiamo l'HDMI. Allora, in linea generale, come scheda video è tosta, non sembra male. Qui abbiamo il socket. Ora vado a montarla. Speriamo che tutto vada bene, speriamo che parta a primo colpo. Dovrei avere anche il CD. Ok. CD e istruzioni incluse in confezione. Speriamo in bene, e da questo momento in poi montaggio in alta qualità grazie a lei. Ragazzi, se il video ti è piaciuto, continua a seguirmi. Se vuoi anche in futuro video su prodotti di informatica, anche sull'informatica stessa, ne so qualcosa. Ecco. Nel mio bagaglio generale ne so qualcosa. Anche, non sono professionista, attenzione, non sono un professionista, però qualcosa la so. Quello che so, posso metterla a vostra disposizione. Ciao e al prossimo video.